Che bello ritrovarvi. Ciao Marcello. Che bello ritrovarvi. Ciao. Ciao, che bello ritrovarvi, anche perché quando vi vedo so che presentate qualcosa di grandemente appetitoso. Ecco, di grandemente oggi, appetitoso. Oggi avremo intenzione di preparare dei ferrazzuoli. I ferrazzuoli? Sì, è un tipo di pasta. L'impasto innanzitutto viene fatto con semola di grano duro. Quindi semola e non farina? No. Se la facessimo, lo fanno anche col grano tenero, però aggiungono l'uovo. E noi non vogliamo? No. Noi in questo caso non vogliamo aggiungere. Si è sempre fatto con il grano duro. Ti serve e acqua? No. E allora la togliamo. Senti, allora dimmi un po', perché si chiamano ferrazzuoli? Ferrazzuoli perché, guarda, vengono fatti con un ferretto. Questo ferretto qui addirittura si tramanda da famiglia in famiglia. E quanti anni c'ha? 150 anni. Sì. Wow. Insieme a questa Marisa, che poi non si chiama Marisa nella forma dialettale, si chiama Rasorra. Allora, Marisa in italiano, Rasorra in dialettale. Sì, dialettale. Straordinario. Ecco. Questa è la ricchezza delle nostre lingue, perché non sono dialetti, sono lingue. Io mi sono portato avanti un pochino, perché caro poi mio, l'impasto deve riposare. Quanto? Allora, beh, deve stare quantomeno 10 minuti, un quarto d'ora. Chissà che mi aspettavo. Perché lo sai, perché io domando sempre i tempi, perché... Sì. La grande cucina ha bisogno di tempo, non c'è dubbio. Sì. Però molte volte per pigrizia diciamo ci vuole troppo tempo, invece non è vero. Alla fine con un'oretta si riesce a fare. Più che un'ora. Meno di un'ora. Tanto, sì. Meno di un'ora, ragazzi, quindi. Si fa tanto. Allora, volete rifare, imitare Pino? Replay. Su Replay c'è tutto, quindi potete rivederlo con calma. Ogni ricetta può essere replicata comodamente da casa. La manualità di Pino, notate. Notate come fa sto movimento. Beh, sì. Se le andiamo a misurare, sarà qualche millimetro di differenza, sono tutti identici. Che fa Mina? Mina, che fai? Tu allora, sei silenziosa, rosolando. Ma non io per sono questo. Già all'opera. Appunto, perché le donne sono così. Sono silenziose. Sto rosolando il guanciale di suino nero. Vabbè, già quello da solo. E questo mi servirà per condire i ferrazzuoli. Quindi stiamo preparando il condimento e naturalmente parliamo questa di... è la parte croccante del piatto. Poi farò un sughetto con i pomodorini utilizzando il grasso del guanciale. Allora, tu hai detto una cosa importante, Mina, per alleggerire i nostri piatti. È vero che conviene sempre togliere un po' di grasso dalla pentola? In questo caso tu non li utilizzi? No, sì, non ho aggiunto nessun olio. Quindi in questo caso non utilizzo, per dare un po' di sapidità al sugo, capirai. Utilizzo il grasso del suino. Benissimo, allora stiamo facendo, come vedete, i ferrazzuoli servono per dare un contenitore al sugo, è vero o no? Sì, ma infatti noi usiamo questo ferro quadrato, vedi, che lascia... Ma quanti ne ha visti questi? Tanti, anche perché... Io mi ricordo a casa di mia nonna era subito pronto sempre la spianatoia, in modo che il cibo era ospitalità e ma quello è una cosa importantissima, soprattutto del nostro sud, che è meraviglioso da questo punto di vista. Una curiosità, tu sei il primo maschio che fa questo mestiere? Sì. Perché prima... La cucina c'erano sempre le donne. Sempre le donne, la cucina era il regno delle donne. Cioè, gli uomini, adesso tutti sti chef, però. Beh sì, dai, ci sta. Ci sta tutto, però insomma poi ricordiamocelo che sono le signore lì che hanno tramandato, hanno permesso alla cucina italiana di essere la più grande cucina al mondo. Indubbiamente. Perché poi ci sono tutti i maschietti che sono riusciti e sono bravissimi. Però grazie alle donne che noi abbiamo la grande cucina in Italia. Sì, allora, è vero. Ci siamo, abbiamo, come dire, è sufficiente. Sì, è sufficiente. A meno che non lo stai facendo per me, perché allora in quel caso... Dopo magari ci fermiamo. magari. Ogni volta diciamo, poi a casa non pensate, io non tocco cibo. Lo so che non ci credete, ma è la verità. Non tocco cibo, purtroppo è così. Allora Mina, tu stai... Io sto calando i ferrazzuoli. E quanto devono stare questi ferrazzuoli? Sono freschi, quindi un minuto appena salgono. Addirittura? Sì. Come le fettuccine? Sì. E non c'è uovo, però mi ha detto. No, non c'è uovo. Hai capito? Io nel frattempo preparo
della ricotta, altri prodotti, del pollino, altri dei pascoli del pollino. Ne abbiamo parlato qualche giorno fa del pollino, un luogo meraviglioso. Bellissimo, stupendo, anzi invito tutti a visitare il Parco del Pollino. Bravo. È un'estensione unica con tante biodiversità, appunto, che sono tutte da assaggiare e da scoprire. Perché guardate, sono uniche. Sì. L'abbiamo, lo condividiamo con la Calabria, diciamo. Perché, sì, sì, perché sì. È un parco tra due regioni, bisogna dirlo, non, al di là dai campanili. No, ecco, i campanili quando sono divertenti vanno bene, ma quando parliamo di cose serie si sta insieme. La bellezza si condivide, non si tiene in maniera egoistica. La bellezza è di tutti, anzi. Allora, sta ricotta che ci servirà. Tu me la stai ammorbidendo? Sì. Perché? Ci servirà per condire, Mina sta preparando nel grasso del guanciale del suino nero, dei pomodorini, dei datterini e dei ciliegini. Ma si devono appassire e basta, non bisogna farli cuocere tanto? No, assolutamente, sono freschissimi. Una volta che abbiamo fatto ciò... Ma nessuno vi ha detto di portarvi giallorossi i pomodori? No, è preferibile... No, no. È bene che queste cose si sappiano, perché poi c'è qualcuno che pensa male. No, assolutamente. Li portano loro giallorossi, forse perché allora, sono belli. Adesso Mina, come vedete, ha già... Sta togliendo. Già fatto. I nostri ferri. Ecco, noi impiattiamo. Non avete idea del profumo. Non avete idea. Che spettacolo. Ecco. Che spettacolo, che profumi, che... Vabbè. Non avete veramente idea del profumo che emana questo piatto. Questo è il guanciale che è diventato croccante. Cioè tu, Mina, il guanciale croccante l'hai tolto. Sì. Hai fatto i pomodorini, l'hai insaporiti col grasso. Con il grasso del guanciale. E alla fine però lo guarnisci e fai diventare questo piatto straordinario. Con la ricotta. Un altro piatto, abbiamo uno sformatino di bietole. Così, questo lo chiamiamo splash. Perché abbiamo usato una confettura di pomodoro, di peperone di Senise. Cioè, m'hai fatto proprio l'artista contemporaneo. No, guardate qua, assurdo. Guardate che tocco d'artista. Il pomodoro sul piatto, splash, bello. Sì. Ma bravo, bellissimo. Uno sformatino di bietole fresche, e dei fili di peperone di Senise sopra. Questo è leggero, no? Leggerissimo. Sì. Questo insieme alla pasta ci sta. No, sì. Come no? Come no? Compensiamo con la pasta. No, un piatto del genere, insomma. Ragazzi, io non vedo l'ora di rivedervi, perché ogni volta ci regalate emozione, non solamente cucina, ma grandi emozioni. Grazie.